Sono io che ringrazio il professor Malato, che è, come ben sapete, un grande maestro, anzi è per eccellenza in Italia il maestro sudante, non soltanto un docente, ma veramente colui che ha costruito un'architettura mirabile attorno al testo di Dante, soprattutto tutti i testi, ma in particolare la Divina Commedia. Il legame con lui è ormai, i legami sono antichi, abbiamo già avuto occasione più di una volta di essere insieme nell'interno delle letture di Dante, e questa volta appunto io penso tutti si sentirebbero imbarazzati davanti a lui, soprattutto perché il mio è lo sguardo non di un esegeta in senso stretto di Dante, ma di un teologo. Sappiamo bene, peraltro, che Dante ha una pesante, ricchissima dotazione, attrezzatura teologica. Mi è stato chiesto un titolo e io ho scelto un titolo che potrebbe essere declinato almeno in tre o quattro altre forme diverse, che però cerca di centrare uno delle strutture fondamentali del pensiero di Dante, cioè l'incrocio tra l'assoluto, l'eterno, e lo storico e il contingente. Ecco allora questa sua frase, questa sua espressione veramente folgorante, è Dante davanti alla Candida Rosa nel Paradiso al 31esimo, la Candida Rosa dei Beati, e dice: all'eterno dal tempo. È suggestivo questa inversione, non dal tempo all'eterno, ma dall'eterno, all'eterno dal tempo. Oppure nel verso precedente, questo è il 38 del 31esimo canto del Paradiso, nel verso precedente, 37, parla al divino dall'umano. È sempre la stessa categoria, che è anche la base, la categoria teologica della incarnazione. Un'altra possibilità di formulare questo titolo, che è sintesi teologica, potrebbe essere famosa frase di Inferno 15, quindicesimo versetto, verso 85, è l'insegnamento che gli fa il suo maestro Brunetto Latini tra i Sodomiti nel sesto cerchio dell'inferno: come l'uom s'eterna. Anche in questo caso vedete la bipolarità tra la trascendenza e l'immanenza. Oppure vorrei ricordare ancora, potrebbe essere stato un altro titolo sempre in questa linea, un verbo che qui pochi lo sanno, mi è stato detto, era molto caro a Papa Giovanni Paolo II di Dante, questo verbo, trasumanar, cioè andare oltre la natura umana stessa, è nel primo canto del Paradiso, al verso 70, ed è qualcosa, lui dice, questo trasumanar, Dante lo dice, che significar per verba non si poria. C'è una dimensione quasi ineffabile nel mistero dell'incarnazione che trasuma, fa portare oltre, fa andare oltre l'umanità. Ecco, io ho voluto dare questo titolo all'Eterno dal tempo, e poi ho dovuto riflettere anche su una scelta, perché parlare del Dante teologo è pressoché impossibile, perché è un orizzonte sterminato. E soprattutto si può dire quasi che ogni suo verso merita una considerazione in questa linea. Non dimentichiamo mai che ci sono stati i papi stessi, hanno continuato a ricordare questa appartenenza alla teologia di Dante. Pensiamo, ha cominciato Benedetto XV, che ha dedicato a Dante un'enciclica intera, In Preclara Summorum. Oppure pensiamo a Paolo VI, che ha fatto una lettera apostolica bellissima peraltro, l'Altissimi Cantus, nel 1965, in occasione dei 750 anni dalla nascita.
E anche qui lui afferma chiaramente che Dante è nostro, cioè appartiene al mondo della teologia, ed è triste che lo si insegni poco in teologia, perché è uno dei grandi maestri. Chi ha capito questa cosa, devo dire, è stato un genio come Raffaello. Naturalmente qualche teologo sensibile c'è stato, pensiamo von Balthasar, pensiamo Romano Guardini, che hanno fatto delle considerazioni molto acute, anche per certi aspetti un po' ardue, attorno alla teologia di Dante. Ma il genio di Raffaello. Raffaello, siamo nel 1509, deve dipingere la stanza della segnatura in Vaticano, che tutti hanno in mente almeno per le immagini, che io vedo spesso peraltro, e rappresenta in due pareti due componenti che sono proprio, hanno la loro sintesi in Dante. Da un lato c'è la disputa del Santissimo Sacramento, che in realtà, il titolo è così posteriore, ma in realtà è una specie di immagine trinitaria, una riflessione trinitaria estetica. Ebbene, nell'interno di questa disputa, che è la parte teologica, ripeto, c'è Dante anche. Dante a mezzo busto, coronato dall'oro, severo, segaligno, forse avete in mente l'immagine. Ma con chi era Dante? È con Ambrogio, con Agostino, con Girolamo, con Gregorio Magno, con Tommaso d'Aquino, con Bonaventura, persino con Savonarola. Cioè, vedete, col consesso dei teologi. Raffaello lo considera teologo. Ma noi poi guardiamo nella parete opposta e c'è il Parnaso, la rappresentazione del Parnaso, questo colle degli artisti. Ed ecco che qui ritorna a figura intera, coronato dall'oro, accanto ad Omero e Virgilio, proprio Dante. Vedete, aveva intuito Raffaello che non si può scindere Dante se non continuamente scindendolo si perde qualcosa della sua identità. Lui è stato veramente colui che ha dimostrato concretamente che i tre grandi universali classici in lui si uniscono. Il verum, la teologia. Il bonum, la morale, pensiamo, e il pulcrum, che è stato spesso dimenticato dalla teologia, la via pulcritudinis medievale. Lui sintetizza in sé. Per questo che parlare di Dante teologo è necessario come parlare di Dante poeta. È una parte del suo lineamento, del suo profilo, del suo volto. A questo punto ho pensato a che cosa avrei potuto dire, fare qualche intervento di sintesi, ma di sintesi sono, alla fine lasciano il tempo che trovano, perché è talmente, direi, sterminato, dicevo, questo orizzonte, che non puoi fare una mappa del suo pensiero teologico, anche se molte componenti sono state studiate singolarmente. Pensiamo che cos'è, io quando ero capo di Castero Vaticano della Cultura avevo proposto un convegno internazionale per il centenario del 21 e ho proposto il tema dell'escatologia. Anche in questo caso, se si entra nell'escatologia dantesca, l'orizzonte è altrettanto articolato, complesso. Allora ho scelto un canto, ma non per commentarlo tutto, perché commentare interamente un canto è complesso, soprattutto quando si tratta di un canto fortemente teologico. Ed è il 24esimo del Paradiso. Cioè l'esame di teologia di Dante. Dante è sottoposto a un esame di teologia.
Sapete che 24, 25 e 26, le tre virtù teologali, sono oggetto di un esame sistematico di teologia a cui è sottoposto Dante da parte di Pietro, nel nostro caso, poi di Giacomo, e poi per la speranza, e poi di Giovanni per quanto riguarda la carità. Ebbene, questo trittico delle tre virtù teologali ha il suo punto di partenza proprio sulla fede. Dicevo prima, non è possibile commentare questi 154 versi di questo canto denso teologicamente anche. Allora io ho pensato di organizzarlo nelle domande a cui è sottoposto Dante da parte di Pietro. Sono cinque domande. E queste domande sono fondamentali per conoscere anche la modalità epistemologica, la modalità con cui si sviluppava la teologia. Dante conosce anche il metodo teologico, appunto l'epistemologia. E lo fa però in una maniera molto personale. E in pratica fa capire che la fede per lui è la ragione stessa della vita, della sua vita. È stato scritto che la determinazione teologica delle grandi virtù, delle tre, viene condotta in modo fortemente personale, dove la realtà storica di chi interroga e di chi risponde è sempre presente, la realtà personale. Tant'è vero che Dante adotta un impianto sostanzialmente drammatico, nel senso etimologico del termine, cioè di azione, quasi da canto amebeo, perché è un dialogo fatto di domande e di risposte che intercorrono tra il gran viro a cui nostro Signor lasciò le chiavi, evidente Pietro. E Dante, è interessante questo, che io non cito i versi perché vi invito poi a leggere integralmente il canto, lui dice sono interpellato e ha interpellato sulle questioni lievi e gravi del credere. Questo può passar via così come una considerazione, le cose facili, le cose difficili, no, è un ammiccamento al linguaggio teologico di allora che distingueva i levia e i gravia, le questioni, se volete, secondarie e quelle centrali. E il poeta esplicita quell'elemento che dicevo prima, quello personale, lo esplicita comparandosi al baccalier, cioè lo studente, al baccelliere che è preso dalla tensione nella vigilia dell'esame universitario, diremmo noi. Un'esperienza quindi fieramente personale che egli vuole testimoniare, è quindi trepidante, e allora passiamo anche noi subito alla prima domanda. Nell'aula celeste si fa il silenzio. Dante è davanti, dice lui, al sodalizio eletto, il consesso e il suo giudice che è Pietro, i santi e il suo esaminatore. Ed ecco allora la domanda prima, che è la domanda fondamentale, di base. Fede che è, il verso 53, qual è la sua, il latino scolastico, la sua quiditate, la quiditas, il quid, 166, la sua essenza. E la risposta è formulata da Dante in una maniera veramente significativa, che dimostra la sua assuefazione col mondo della teologia.
E gli ricorre come si usava allora i trattati, anzi devo dire che gli inizi stessi della mia prima teologia, della teologia iniziale 60 anni fa qui a Roma, rispetto poi a quanto è avvenuto con la nuova strutturazione del Concilio Vaticano II, era legata alla citazione biblica come fonte di base da cui si partiva. Dante in tutte le sue opere evoca 588 volte la Bibbia, 258 sono citazioni dirette, tutti i suoi scritti. Quindi conosce bene. Qui la risposta che dà al fede che è la citazione della lettera agli Ebrei, celebre, 11, capitolo 11, versetto primo. La tradizione l'assegnava a Paolo, noi sappiamo che non è di Paolo questa lettera, è un'omelia in verità, dal punto di vista architettonico estremamente complessa e dal punto di vista linguistico estremamente raffinata. È uno dei greci della lingua greca più complessi che si trovano nel Nuovo Testamento. E la risposta è questa, poi vi dirò l'eco che ha nell'orecchio Dante. Fede è diventato quasi un proverbio, si sa a memoria questo, fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi. Qui noi abbiamo l'orecchio di Dante, usa la citazione della Vulgata, che traduce quel verso della lettera agli Ebrei. Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. E la fede è, come avete sentito, sostanza delle cose che si sperano, argomento, in greco hypostasis, delle cose che non si vedono, non apparentium. Questa resa ha due cardini, come ben capite, sostanza e argomento. Allora la seconda domanda. Pietro gli chiede cosa vuol dire, cosa significano queste due categorie. Tra parentesi ricordo che proprio Benedetto XVI in una sua enciclica, la Spe Salvi, sulla speranza, ha fatto riferimento proprio a come Dante spiega e giustifica questi due vocaboli, la seconda domanda. E la domanda di Pietro è piuttosto laboriosa. Dirittamente senti, sebbene intendi, perché la ripuose tra le sostanze e poi tra gli argomenti. In pratica gli dice, intendi correttamente questa frase solo se comprendi bene perché San Paolo, secondo lui, pose la fede innanzitutto tra le sostanze e poi tra gli argomenti. E il concetto fondamentale di sostanza che Dante quindi sviluppa e che è corretto dal punto di vista esegetico è il contenuto della fede. Il contenuto è la ipostasi, appunto, che genera la speranza. E dall'altra parte la fede è anche argomento, cioè non è solo la proclamazione di un contenuto, è anche lo scavo sistematico argomentare del contenuto stesso. Più avanti, nel 77, verso 77, usa il verbo tipico della teologia medievale, silogizzar. La silloge, sillogizzare, il sistema di analisi. Ecco allora la seconda domanda e la seconda risposta. La fede, così come l'ha posta Paolo, l'autore delle lettere agli Ebrei, comprende questi due vocaboli. Questi due vocaboli cosa significano? Significano da un lato il contenuto del credere, l'ipostasis,
e dall'altra parte però anche il metodo, lo scavo, l'approfondimento, l'analisi. Terza domanda. La terza domanda è: questa cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda, onde ti venne? Questa cara gioia è la fede, che è la base, vedete, di ogni virtù. Questa base tua qual è? È la, dove tu trovi il fondamento di questa dichiarazione che hai fatto della definizione della fede e dell'importanza della fede? E la risposta di Dante è netta: è la parola di Dio, è la Bibbia, che è presente, è bella questa espressione, in sulle vecchie e in sulle nuove cuoia, riferimento alla pergamena. Ancora in francese si dice pergamena, si dice cuivre anche, cuoia, cuoio. E allora, egli dice, le pergamene dell'Antico e del Nuovo Testamento, e al loro interno deve svilupparsi l'analisi teologica, il silogismo, che le è proprio. Ed egli ancora continua sottolineando che questa analisi si svolge sì con la ragione, ma anche con un livello superiore. Cioè egli riconosce che esistono statuti conoscitivi diversi, sono canali di conoscenza diversi, è necessario sì anche silogizzarli, ma c'è anche un altro canale nei cui confronti la ragione risulta, lui dice, ottusa, cioè spuntata, debole. E qui ritorna questa dichiarazione che giustamente mostra la metodologia della teologia biblica, ci ricorda quello che ricordavo prima, quando ho citato gli ebrei, l'amore di Dante per la Bibbia, per la parola di Dio, quella che era considerata, basti solo pensare, questo lo si dice poco tante volte, l'incipit della Divina Commedia è in filigrana e quasi come un eco in dissolvenza la voce del re Ezechia in Isaia. Il re Ezechia, davanti a Isaia che lo interpella durante una sua malattia, dice: a metà dei miei giorni me ne vado alle porte degli inferi. A metà dei miei giorni me ne vado in mezzo al cammin. Vedete, forse un ammiccamento c'è. Quarta domanda. La quarta domanda, sono consapevole di fare un lavoro semplificato, ma anche per certi versi un po' noioso, un po' scontato. E allora la domanda è: l'antica e la novella proposizione, testimonianza, che così ti conchiude, che ti ha portato a questa conclusione, perché tu l'hai per divina favella? Qui abbiamo l'apologetica, cioè come dimostri che questa è divina favella, attraverso quale prova tu dici che è parola di Dio? Siamo veramente nell'interno della tradizione apologetica classica questa. La prova, Dante dice, della veridicità della parola di Dio è nelle opere seguite, cioè i miracoli che costellano la storia successiva, che sono atti trascendenti le leggi della natura stessa. Ecco, a questo punto perciò afferma l'importanza, che era tipica nella apologetica, del miracolo. L'apologetica moderna, la teologia fondamentale moderna è molto più
reticente a questo proposito, perché dice che in realtà è necessaria la fede per credere nei miracoli, e i miracoli non dimostrano la fede. È molto più attenta a considerarli come Giovanni, quarto Vangelo, che li considerava segni soltanto, che rappresentano il mistero del divino, ma non prove razionali. Come invece era per Dante, le opere seguite dimostrano la divina favella e la sua validità. E a questo punto arriviamo alla quinta domanda. Pietro non allenta il morso della dialettica e, conseguenziale, aggiunge: chi ti assicura sull'autenticità storica di questi eventi miracolosi? La domanda è: chi t'assicura che quell'opere fossero? Chi ti conferma che esse sono state, i miracoli dei Vangeli, i miracoli di Cristo, sono state autenticamente tali? E la risposta di Dante è questa, è una risposta in questo caso che era stata formulata da Agostino e in altri padri della Chiesa ed è ripresa questa risposta da Tommaso d'Aquino. Quand'anche non fossero verificabili quei miracoli in sé, ce n'è uno che indirettamente tutti li convalida. Ed è lo straordinario prodigio della conversione dell'intero mondo pagano. Il mondo si rivolse al cristianesimo, dice nel verso 106. E questo è avvenuto, questo prodigio straordinario, un mondo totalmente enorme, imperiale, lontanissimo. E questo è avvenuto attraverso l'evangelizzazione compiuta da un pugno di persone deboli e marginali, come lo era lo stesso Pietro. Un mondo, persone povere di mezzi economici e digiuni di cultura. Ecco le parole di tu Pietro stesso, entrasti povero e digiuno in campo a seminar la buona pianta che fu già vite e ora, qui si sente tutto il Dante polemico, e ora si è fatta pruno. Lui dice, che cosa ha fatto Pietro? Sono povero e digiuno, è arrivato in campo, digiuno di cultura, è arrivato in campo a seminare questa pianta che è cresciuta in un albero gigantesco, in una vite che ha steso la sua ombra su tutto l'impero, su tutta la cultura, anche trasformandola, purtroppo però che è stata portata dai suoi ministri a diventare pruno, rovo ora, rovo sterile. A questo punto queste sono le cinque domande. Le rievoco per vedere un po' la trama con cui si è mosso Dante. L'essenza della fede, la quiditas, la sostanza e l'argomento che la compongono, abbiamo detto contenuto e conoscenza. Terzo, il fondamento, la Bibbia, la parola di Dio. Quarto, la verità della parola di Dio, i miracoli che la provano. Quinto, l'autenticità dei miracoli, la veridicità dimostrata dal fatto che il loro risultato di questi miracoli compiuti nell'interno di un orizzonte piccolo, come quello l'orizzonte antico e neotestamentario, ha fatto sì che però diventasse il cristianesimo il grande vessillo di tutta la cultura e di tutto il mondo. Siamo a questo punto, ha superato quindi il suo esame, Dante, il suo esame di fede, il silenzio celeste, finora tutti, il coro è stato in silenzio, il coro dei beati,
Il silenzio si infrange e si intona un solenne Te Deum, il verso 113. Ma il sipario non cala su questa scena che è finora accademica. Si ha anzi uno sviluppo inatteso e grandioso. Pietro invita Dante a professare ora personalmente, ecco perché dicevo che c'è una forte carica del Dante credente, a professare il contenuto della sua fede attraverso il credo. Così da intrecciare, questo è veramente interessante a mio avviso, le due dimensioni della fede, 122-123 dei versi. Espremer quel che credi e onde alla credenza tua sofferse. Perché è importante questo? Beh, per noi teologi, dietro questa espressione che forse può dire, vabbè, se esprimere quello che credi e il modo con cui questa fede ti sia presentata. In realtà Dante fa riferimento a due categorie del credere che ancora oggi sono usate in teologia e si esprimono col latino, la fides quae e la fides qua. La fede che credi, che, quae, il contenuto, e dall'altra parte la fides qua, il metodo, il modo con cui ti accosti, la fiducia con cui l'accogli. Ed ecco che Dante inizia in modo quasi liturgico la sua professione di fede, verso 130. Io credo in uno Dio. Sentite proprio l'incipit classico della professione di fede. E lui professa la sua fede in due articoli capitali della fede cristiana. Il primo riguarda il Dio unico creatore, che tutto il ciel muove non moto, con amore e disio. E qui ancora una volta si vede la genialità di Dante, perché da una parte che cosa fa? Tutti si accorgono, nella prima parte, il ciel muove non moto, è Aristotele, la famosa classica concezione filosofica della divinità come motore immobile. Vedete chiaramente, muove non moto. Ma subito dopo aggiunge, cosa che tante volte i teologi non hanno fatto, aggiunge la dimensione squisitamente cristiana. Non è un motore, è una persona. E allora, vedete, aggiunge che cosa fa questo? Con amore e disio. Amore e desiderio sono due qualità personali del Dio cristiano, il Dio d'amore. E poi continua e dice che questa sua verità, la verità nella fede in Dio creatore, è sostenuta, si alimenta le due strade sempre, lui è preoccupato di salvaguardare la duplice dimensione della teologia, che non è filosofia, ma è anche, ricordate l'immagine di Giovanni Paolo II, sempre nella Fides et Ratio, bine penne nel testo latino, si diceva, cioè per ascendere verso il mistero bisogna avere due ali, bine penne, l'ala della ragione e l'ala invece della fede. Dante dice la stessa cosa. Da un lato, le prove fisiche e metafisiche, la filosofia, ma dall'altra parte, siamo sempre nei versi 133 in avanti, dall'altra parte, per Moisè, per profeti e per salmi, per l'Evangelio e per voi che scriveste. Che cosa vuol dire per voi che scriveste? Sono le lettere apostoliche, le lettere di Paolo, di Pietro, di Giovanni.
Vedete che allora è necessario avere da un lato la prova, la ragione, e dall'altra parte però è necessario avere la rivelazione. Mosè, profeti, salmi, Vangelo e le lettere apostoliche. Questo era il primo contenuto della fede, il primo atto di fede, credo, primo articolo di fede. Il secondo articolo di fede è invece trinitario. Credo in tre, credo sempre solennemente, in tre persone eterne, che sono una essenza, si una e si trina. Per cui qui è la genialità proprio di Dante che dice, sempre nell'interno di questi versi, 139-141, dirà che per il discorso sulla Trinità può essere condotto sia con il, badate bene, sono, terza persona plurale, sia con l'este, è, cioè la terza singolare. Vedete, in questa maniera distingue le tre persone nell'unità della natura. Per quando parli della Trinità devi usare il plurale e il singolare, sono tutte e due necessari. E qui il pensiero va, io dico, direi spontaneamente, qui non è nell'interno di questo canto, ma naturalmente tutti possono facilmente correre a quella rappresentazione della Trinità straordinaria che è nel canto finale, 33esimo, al 117, quando egli presenta quelle tre iri, quei tre arcobaleni di tre colori ed una contenenza. Sono tre colori diversi, la diversità delle persone, ma al tempo stesso l'unità della contenenza, la stessa misura, hanno la stessa essenza divina, la stessa natura, pur nella Trinità delle persone. Qui probabilmente egli riconosceva forse nei primi codici che apparivano, Gioacchino da Fiore aveva rappresentato un po' così la Trinità, con questo gioco dei cerchi. E Dante stesso dice che per rappresentare la Trinità comunque anche il suo linguaggio è fioco. E qui vorrei fare una sì, abbiamo la possibilità di fare una divagazione libera, che ho raccontato una volta al professor Malato, personale, abbastanza sorprendente attorno a questo aggettivo fioco. Subito il professor Malato mi ha detto che nella Divina Commedia ricorre 6 volte questo aggettivo. Io mi trovavo a fare il cortile dei gentili, lo sapete, questo dialogo tra credenti e non credenti, a Stoccolma. E eravamo riusciti a costruirlo nell'interno dell'Accademia delle Scienze, quella dei primi Nobel. E c'era quindi la testimonianza, ci doveva essere la presenza naturalmente dei non credenti, lì non era difficile trovarli, e dall'altra parte i credenti che erano i luterani, e poi c'ero anch'io tra i credenti. C'era una vescova luterana, che era vescova di Lund e docente all'Università di Lund, che è l'attuale, adesso non più perché ha finito il suo mandato, è diventata poi primate della Chiesa Luterana di Svezia. Io sono arrivato in anticipo e allora ci siamo fermati a parlare col presidente dell'Accademia che consegna i premi Nobel, che era un biologo, se ricordo bene, una persona molto amabile, e siamo fermati a parlare un po' così in attesa. Lui tra l'altro mi disse una cosa che era abbastanza impressionante, perché disse, beh, insomma, si ricordi che questa è la prima volta che entra in quest'aula dove faremo il dibattito, entra un ecclesiastico romano, cattolico romano, peggio un cardinale all'interno. E subito dopo però cominciò, lui non sapeva l'italiano, cominciò a parlare in italiano, ma mi accorsi subito che citava versi interi della Divina Commedia.
Lui, con la traduzione svedese accanto, aveva imparato l'italiano, alcune frasi italiane, e sapeva che cosa significa, di Dante attraverso la traduzione. E la sua domanda era questa, proprio perché probabilmente faceva riferimento a questo erice. Ma come si traduce in inglese? Non so in svedese, ma in inglese, fioco? E questo era il suo, perché effettivamente è una, indicare fioco non è semplicemente light, no, è qualcosa di più fine, di più raffinato, ma poi applicato al linguaggio, applicato alla ragione, che non riesce a formulare davanti a questo mistero della Trinità. Beh, d'altra parte, lui ancora, Dante, rappresentava questa Trinità divina e tutte le verità della fede come una favilla, una scintilla di luce che si dilata in fiamma poi vivace, un vero e proprio fiammeggiare che rischiara il firmamento dell'anima. A questo punto io concludo. Abbiamo fatto, come ho detto, per quanto è possibile, una semplificazione e anche una forse un po' arida rispetto alla poesia, attorno a questi due momenti che sulla fede vive Dante. Da un lato le cinque domande con le cinque risposte, se volete la sua teologia. Ricordo ancora l'essenza, la sostanza e l'argomento, fondamento della fede la Bibbia, e la base, l'autenticità della Bibbia, i miracoli, e l'autenticità dei miracoli è legata alla conversione del mondo intero. Dall'altra parte abbiamo sentito il credo di Dante, credo nel Dio creatore e nella Trinità. Come vedete, due componenti, la seconda tipicamente cristiana, la prima che può essere più estesa, che però lui rende ancora cristiana, superando la concezione del motore immobile con l'amore e il disio. Ecco, io a questo punto vorrei concludere dicendo che, sempre riferendomi a Dante, Dante dichiara, sempre in questo canto, nel verso, mi pare, attorno 83 seguenti, di possedere la moneta della fede, cioè il tesoro prezioso che Pietro aveva evocato, così da non mettere in forse, s'inforza, verbo anche questo suggestivo, in nessun modo la piena autenticità, la totale verità, il conio di questa moneta. Dante cioè riconosce che la sua fede è un tesoro, questa moneta, che non riceve, forse, che non è attraversata dal gelo del dubbio, ma è affidata, come abbiamo visto prima, alla ragione e al credere, e che alla fine è autentica, è un conio vero. Io allora lascerei qui che venissero al mio posto adesso a concludere tante figure, ne scelgo solo tre figure di ammiratori di Dante, che lanciano un appello diverso secondo le loro caratteristiche. È quella che si chiama di solito tecnicamente, almeno nel nostro campo, si chiama con un linguaggio tedesco la Wirkungsgeschichte, cioè la storia dell'effetto. Dante, ormai si sa anche dal punto di vista dello studio della linguistica, un grande autore non è solo l'autore, è anche il lettore. Dante è tutto ciò che ha generato. Leggere i commenti del professor Balato, per esempio, è la dimostrazione del come
quella favilla, quella sua scintilla poetica, quella sua conoscenza sia in realtà una fiamma che si dirama, sia alcune volte nel commento che lui è costretto a fare, c'è un verso e ci sono due pagine di note, fittissime, forse anche tre, perché effettivamente è importante anche come è stato letto, come è stata scavata e fatta fiorire la ricchezza di quel messaggio. E allora ecco, io faccio venire qui prima di tutto a parlarvi, a riconoscere che non è stato soltanto Dante ad avere lungo studio e il grande amore, pare che è il primo dell'inferno che dice sua fatica, è il lungo studio e il grande amore nei confronti della letteratura classica, ma anche per molti Dante è stato frutto del lungo studio e del grande amore, anche quando è stato, come nel mio caso, di un amateur, non di un tecnico, non di un esegeta in senso stretto. La prima voce è la voce del diario intimo di Niccolò Tommaseo. Leggere Dante è un dovere, rileggerlo un bisogno, gustarlo gran segno di genio, comprendere con la mente l'immensità di quell'anima è un infallibile presagio di straordinaria grandezza. Se si vuole essere grandi, bisogna comprendere l'immensità di Dante. Tutte e tre queste componenti, leggere Dante, rileggerlo, gustarlo. E purtroppo io dico che nelle scuole leggere lo si fa, forse qualche volta anche rileggere, ma si fa proprio, i docenti sono capaci di farlo gustare, perché così alla fine lo comprendano e lo sentono. E questo è qualcosa di più, che va oltre la filologia, e noi speriamo che questo accada sempre più. Seconda figura. La seconda figura che chiamo qui è la figura naturalmente di un innamorato di Dante, tutto sommo ha scritto 9 studi danteschi, è Jorge Luis Borges, questo grande, famoso scrittore argentino che ha conosciuto bene Papa Francesco. Io ho avuto occasione di sapere tanto anche di lui attraverso la vedova che conosco molto bene, Maria Codama. Lui ha scritto, ho detto, 9 studi danteschi, ma quello che io vorrei, le parole che vorrei lasciare a voi attraverso lui è in un'altra sua opera del 1980, Sette notti, intitolata Sette notti, in cui offre una confessione personale di straordinaria passione, anzi svela proprio un amore non solo intellettuale ma anche esistenziale per l'opera dantesca. Ha davanti a sé la Divina Commedia. Sono giunto alla fine. Voglio solamente sottolineare che nessuno ha il diritto di privarsi di questa felicità. La Divina Commedia. All'inizio si deve leggere il libro con la confidenza di un bambino, abbandonandosi ad esso. E allora, con lo studio, ci accompagnerà per tutta la vita. E finisco con una frase brevissima che è collegata anche un po' alla mia persona, se si vuole, perché appunto la mia matrice è quella di essere un biblista. E in questo caso è uno che è lontano dal mondo, almeno a suo modo, dal mondo cristiano, anche se era cristiano, ed è un genio anch'esso però. James Joyce, l'autore dell'Ulisse. Ecco la sua dichiarazione, che può essere veramente il suggello. Amo Dante quasi quanto la Bibbia.
Grazie.